dato. Signore, noi ti ringraziamo per il privilegio grande che ci dai di essere dinanzi a te in questa mattina. Ti ringraziamo per il tuo immenso amore e ti ringraziamo perché certamente in questo giorno tu consolerai i nostri cuori, opererai nella nostra vita e con noi benedirai tutto il tuo popolo che ti cerca, ti ama e ti segue. Signore, noi ti preghiamo, guidaci per lo Spirito tuo e consola i nostri cuori nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Amen. Iniziamo questo culto nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Gloria al Signore. Vogliamo lodare il Signore cantando l'inno 68. Accomodatevi e rivolgiamoci insieme alla parola di Dio e leggiamo il Salmo 111. Alleluia, io celebrerò l'Eterno con tutto il cuore,
nel Consiglio degli Uomini Diritti e nell'Assemblea. Grandi sono le opere dell'Eterno, ricercate da tutti quelli che si dilettano in esse. Quel che egli fa è splendore e magnificenza, e la sua giustizia dimora in eterno. Egli ha fatto sì che le sue meraviglie fossero ricordate. L'Eterno è misericordioso e pieno di compassione. Egli ha dato da vivere a quelli che lo temono. Egli si ricorda in eterno del suo patto. Egli ha fatto conoscere al suo popolo la potenza delle sue opere, dandogli l'eredità delle nazioni. Le opere delle sue mani sono verità e giustizia. Tutti i suoi precetti sono fermi, stabili in sempiterno, fatti con verità e con dirittura. Egli ha mandato la redenzione al suo popolo, ha stabilito il suo patto per sempre, santo e tremendo è il suo nome. Il timore dell'Eterno è il principio della sapienza. Buon senno hanno tutti quelli che mettono in pratica la sua legge. La sua lode dimora in perpetuo. Benedica il Signore la lettura della sua parola ai cuori nostri. Ricordiamo che Egli ha mandato la sua redenzione al suo popolo e ha stabilito un patto per sempre con noi. La nostra forza non si fonda su noi stessi, ma sul patto che Dio ha fatto con noi. Egli ha detto: io non ti lascerò, io non ti abbandonerò. E su questo punto noi fondiamo tutta la nostra esperienza. Gesù ha detto: ecco, io sono con voi in ogni tempo, fino alla fine del mondo, e noi siamo al sicuro in Cristo Gesù. Vogliamo cantare un inno di lode? Inno 87. Rivolgiamoci alla parola di Dio e leggiamo nell'Epistola di Paolo Apostolo ai Filippesi, capitolo 3, dal verso 12, leggiamo alcuni versi.
è Paolo che parla, che parla della sua esperienza, ne ha parlato prima, e poi conclude, verso 12, 3, 12. Non che io abbia già ottenuto il premio o che sia già arrivato alla perfezione, ma proseguo il corso semmai io possa afferrare il premio, poiché anch'io sono stato afferrato da Cristo Gesù. Fratelli, io non reputo di aver ancora ottenuto il premio, ma una cosa faccio, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno dinanzi, proseguo il corso verso la meta per ottenere il premio della superna vocazione di Dio in Cristo Gesù. Sia questo dunque il sentimento di quanti siamo maturi, e se in alcuna cosa voi sentite altrimenti, Dio vi rivelerà anche quella. Soltanto dal punto al quale siamo arrivati, continuiamo a camminare per la stessa via. Siate miei imitatori, fratelli, e riguardate a coloro che camminano secondo l'esempio che avete in noi, perché molti camminano, ve l'ho detto spesso e ve lo dico anche ora piangendo, da nemici della croce di Cristo, la fine dei quali è la perdizione, il cui Dio è il ventre, la cui gloria è in quel che torna a loro vergogna, gente che ha l'animo alle cose della terra. Ma quanto a noi, la nostra cittadinanza è nei cieli, donde anche aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasformerà il nostro il corpo della nostra umiliazione, rendendolo conforme al corpo della sua gloria, in virtù della potenza per la quale egli può anche sottoporsi ogni cosa. Perciò, fratelli miei cari, desideratissimi, allegrezza e corona mia, state in questa maniera fermi nel Signore. Fino a qui la lettura della parola di Dio. E fermiamo la nostra attenzione sull'ultimo verso che abbiamo letto, che è scritto nel capitolo 4, ma in realtà è del verso 3, questo Estienne che ha tradotto, che ha messo i versetti e i capitoli, qualche volta si è imbrogliato, perché i versetti e i capitoli, la suddivisione non è nelle testi originali, è soltanto per uso di quel noi che leggiamo. Perciò, fratelli miei, cari e desideratissimi, allegrezza e corona mia, state in questa maniera fermi nel Signore. State in questa maniera fermi nel Signore. In questa maniera. Quale maniera? È chiaro ed evidente che abbiamo fatto bene a leggere la parte precedente, perché si riferisce a quello che lui ha detto prima. Quale maniera? Quale modo? Qual è il metodo? Qual è il sistema che come cristiani dobbiamo seguire? È importante. C'è un modo, c'è una maniera, c'è un metodo. Come possiamo noi ritenere la grazia di Dio? Come possiamo rimanere fedeli? Come possiamo attendere di arrivare alla meta? Come? In quale maniera? Prima di tutto, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendoci verso quelle che stanno davanti. Il verso 13. Quali sono le cose che stanno dietro? La vita è un viaggio. E in questo viaggio ci sono esperienze del passato e ci sono esperienze del presente e del futuro. Credo che siamo tutti d'accordo, vero? La nostra vita è un insieme di eventi che ricordiamo. Ora, uno dei problemi più grandi dei cristiani è quello di ricordare troppo quello che non dovrebbero ricordare e dimenticare invece quello che dovrebbero ricordare. Qui è il nostro problema, perché noi siamo portati a ricordare certe cose e a dimenticarne altre. Ora vediamo un po' quali sono le cose che stanno dietro. Molto spesso siamo affranti e rattristati dalle nostre sconfitte. Spiritualmente parlando, abbiamo fatto degli errori e purtroppo li facciamo ancora. Questi errori sono per noi causa di dolore, d'afflizione, e l'avversario dell'anima nostra ce li ricorda sempre.
perché se può avvilirci, fa di tutto per avvilirci, i nostri errori. Ma i nostri errori stanno dietro. In realtà nel cammino della vita noi in Cristo siamo andati avanti nell'età, siamo andati avanti nelle esperienze, dietro a noi ci sono degli eventi che ci hanno fatto soffrire, ci sono situazioni che parlano non delle nostre vittorie ma delle nostre sconfitte. E se continuiamo a fissare la nostra mente sulle cose di ieri, in pratica noi perdiamo di vista la realtà della fedeltà di Dio. È importante. Non solo le cose, le nostre sconfitte ieri, ma anche le nostre prove, le nostre difficoltà, le nostre infermità, i nostri dolori, le nostre delusioni. Ce l'abbiamo tutti, giovani e vecchi. Generalmente oggi la vita di oggi è una vita tanto superficiale che la gente non valuta più nulla. I cristiani invece meditano, pensano, perché Dio quando ci ha salvati ci ha dato intelligenza spirituale, e se non ce l'hai questa intelligenza spirituale, chiedila al Signore. E allora le cose che stanno dietro ci ricordano anche le nostre difficoltà, le nostre prove. E siamo così portati a pensare alle nostre infermità, alle nostre prove, ai nostri dolori, alle nostre sconfitte, che non riusciamo a porre mente su un altro aspetto molto importante. È vero, ci abbiamo avuto delle sconfitte, è vero, ci abbiamo avuto delle prove, ma se siamo qui stamane e se lodiamo il Signore, se la presenza di Dio è ancora nei nostri cuori, è avvenuto qualcosa. La fedeltà di Dio non è venuta meno, gloria al suo nome in eterno. Ma le cose, tra le cose che stanno dietro non ci sono solo le sconfitte e le prove o le malattie, ci sono anche le vittorie. Dio sia lodato che ci sono anche le vittorie. Però tu ed io non possiamo vivere sulle vittorie di ieri. Dobbiamo aspettarci vittorie oggi. Troppi si fondano sulle esperienze belle di ieri. Voi sentite alcuni che parlano della loro esperienza del battesimo dello Spirito Santo come una cosa bellissima. È una cosa bellissima. Ma pensano a quella e in realtà se voi andate bene a studiarli, a parlare con loro, scoprite che si fondano sulle esperienze di ieri, che qualche volta sono 20 anni, 30 anni, 40 anni. Sono cose che stanno dietro. Le vittorie di ieri sono una grande cosa, vero? Dio sia lodato. Ma se la vittoria di ieri non si traduce in una vittoria di oggi, in pratica non serve a nulla. Basterebbe studiare la storia un po'. C'è stato un uomo, ma molti uomini, me ne sta presente uno famoso che è Napoleone, ha avuto le più grandi vittorie e si è tanto fidato delle grandi vittorie di ieri che poi ci ha avuto Waterloo. Attenzione ai nostri Waterloo, perché era tanto sicuro della sua vittoria di ieri. La tua vittoria di ieri non era tua, era il Signore che te l'ha data, a Lui dà la gloria, ma oggi hai bisogno di un'altra vittoria, oggi io ho bisogno di un'altra vittoria. E le cose che stanno davanti? Dio sia lodato per le cose che stanno davanti. Prima di tutto le promesse di Dio, stanno davanti, Il Signore mette dinanzi a noi meravigliose promesse. È così? Non solo la salvezza, non solo la santificazione, non solo la guarigione, ma le promesse di Dio che sono che Lui non ci lascia, le promesse di Dio che viene, ritorna per noi, eccetera. E queste promesse servono ad aiutarci. Molti anni fa ho visto un ammaestratore di cani che doveva ammaestrare il cane
per fargli fare certi esercizi. Voi scusate di questo esempio un po' banale, no? E aveva fatto in maniera che il cibo che a lui piaceva lo teneva su una canna e lo teneva a una certa distanza. Il cane tentava ad arrivare, ma lui spostava sempre la canna, in maniera che questo suo cibo serviva soltanto per istruirlo, perché se non ci aveva quel po' di carne davanti non avrebbe fatto nulla. Ora, le esperienze nostre, non è che noi siamo cani, per amore di Dio, ma le esperienze nostre sono un po' così. Il Signore talvolta posticipa le promesse sue, e le posticipa unicamente perché possiamo continuare a camminare. E posticipandole ci fa arrivare alla meta. Non solo le promesse, ma la fedeltà di Dio. È una realtà che ci abbiamo davanti. Dio non viene mai meno. Dio non viene mai meno. Lui ci aiuta, ci sostiene. E quando noi siamo infedeli, Egli rimane fedele. Non solo, ma dinanzi a noi c'è la visione del cielo, la visione della gloria. Come facciamo noi a vivere se non ci abbiamo dinanzi la visione della gloria? Tu giovane, quanto vivrai sulla terra? Tu persona di mezza età, quanto vivrai sulla terra? Noi anziani, quanto vivremo sulla terra? Ma che ci importa? Dinanzi a noi c'è la visione della gloria, che non deve mai venir meno. C'era un modo di dire tra i pentecostali antichi che a me non è mai piaciuto: dobbiamo scampare l'anima nostra. Era una cosa tristissima, tristissima. L'avete sentito dire? Ecco, ed è sbagliato, perché noi l'anima nostra l'abbiamo scampata. L'anima nostra è fuggita dal laccio dell'uccellatore, come un uccello rompe i lacci, entra in libertà, stai nella libertà dei figli di Dio, ma davanti a noi c'è la gloria. Perché ti sei convertito al Signore? Io mi sono convertito al Signore perché ero fidanzato, la mia fidanzata era credente, pure io mi sono capito che era bello, sì, una cosa bella. Se sei convertito per questo non basta. Mi sono convertito al Signore perché con Gesù sulla terra si sta bene, ma anche questo non basta. Ci siamo convertiti al Signore per la speranza della vita eterna, dimenticando le cose dietro e distendendoci verso quelle che sono davanti. Ancora, questa è la maniera di vivere. Un'altra maniera di vivere è essere imitatori di quelli che sono fedeli. Verso 17, lo volete vedere? Siate miei imitatori, fratelli, e riguardate a coloro che camminano secondo l'esempio che avete in noi. Qualcuno ha detto, ma mi sembra che l'Apostolo Paolo si vanti un po', ma l'Apostolo Paolo aveva detto, siate miei imitatori come io lo sono di Cristo. Lo studio dell'Apostolo era quello di essere simile a Gesù. E voi ed io abbiamo intorno a noi un nuvolo di testimoni. Chi? I grandi predicatori? Ma. No, i credenti più semplici, le anime pure, semplici, che sembrano bambini in semplicità, che però camminano fedelmente nelle vie del Signore, che pregano tutti i giorni, che leggono la parola di Dio tutti i giorni, che vivono lontani dal male. Perché dice Paolo che dobbiamo guardare i fedeli? Perché umanamente parlando ci troviamo qualche volta in difficoltà. Ci hanno detto, e la Bibbia lo dice, che Gesù è il nostro modello. E allora poi tu cominci a meditare a Gesù, al suo carattere, alla sua umiltà, al suo arrendimento. E non so come ti senti, io so come mi sento. Signore mio, e quando ci arriverò? Perché Gesù è perfetto e noi siamo imperfetti. Però poi vedo altri che in semplicità hanno afferrato la promessa di Dio e mi aiutano.
se ci è riuscito il fratello Antonio, se ci è riuscito la sorella Maria, ci posso riuscire pure io. Signore, aiutaci. Non solo, questa è la maniera per vivere. Ancora, dobbiamo vivere in questa maniera, avendo l'animo alle cose del cielo, verso 20. La nostra cittadinanza è nei cieli. Bello, no? Noi siamo cittadini di una nazione molto bella e siamo cittadini. Abitiamo qui. Ora, un cittadino c'ha dei diritti. In una nazione come la nostra, in tutte le nazioni del mondo, i diritti della gente sono sempre meno dei doveri. Ma se ci siamo cittadini del cielo, prima di tutto abbiamo dei diritti. Abbiamo il diritto della preghiera. Ma ci pensi? Tu e Dio, miseri vermi di terra, leviamo lo sguardo al cielo, al creatore dell'universo, e per mezzo di Gesù lui ci ascolta. Meraviglioso amore di Dio. Abbiamo poi questa cittadinanza dei cieli, qualcosa di molto importante. Abbiamo i nostri doveri. Tutti voi avete conosciuto il fratello Perna. Il fratello Perna, per una legge speciale, siccome era nato in Italia, ci aveva doppia cittadinanza negli Stati Uniti e in Italia. E mi diceva a me: io ce n'ho tre di cittadinanze. Come ce n'hai tre? Io sapevo che ce n'avevi due. Ce n'ho, ce n'ho tre. C'ho quella americana, c'ho quella italiana e poi c'ho quella del cielo. Cioè, veramente ho sbagliato, perché ti devo dire prima quella del cielo. Ora, c'è qualcosa, e un cittadino ha dei doveri. Il dovere di onorare la città o la nazione alla quale appartiene. La tua dignità, la tua testimonianza. In questa maniera agite. Nel mondo tu sei un cittadino del cielo. Come si comporta un cittadino del cielo? Non si comporta come i cittadini della terra. Ancora, in questa maniera, quale maniera? Al verso 20, quanto a noi la nostra cittadinanza è nei cieli, onde aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo. Mentre attendete la venuta del Signore, dice Pietro. E c'è questo testo, ha lasciato perplesso un sacco di gente. Attendete e affrettate la venuta del Signore. E allora qualcuno ha detto: dobbiamo lavorare perché così Gesù ritorna prima. Ma povero a te. Se Dio dovesse agire per l'attività che noi svolgiamo, forse non ritornerebbe mai, perché la nostra attività è parziale, è imperfetta. Ma che vuol dire questo? Attendete e l'aspettiamo, e affrettate il ritorno del Signore. Che vuol dire? Intanto è logico e biblico che Dio ha i suoi tempi, e non li sposti né te né io. Dio ha il suo disegno lo ha già ab eterno stabilito. Quindi non vuol dire che le nostre azioni più o meno veloci riescono a far venire il Signore prima, ma quell'affrettate è questo desiderio ardente che il ritorno del Signore accada al punto che noi vorremmo che accadesse subito. Tutti noi abbiamo avuto parenti o persone che noi amiamo lontane. Io lo vedo con gli studenti. Quando si arriva a un certo periodo dell'anno, li vedo tutti quanti un po' così preoccupati, ma anche ben disposti, no? Perché? Perché viene il tempo che devono andare a casa, e più i giorni diminuiscono tra la loro presenza qui e il tempo di andare a casa, e più in loro c'è questo, lo vedono già andare a casa, questo desiderio ardente.
Fate in questa maniera, vivete alla luce, dice Paolo, del ritorno del Signore, con tale ansia, con tale desiderio, con tale ardore, che volete che il giorno del Signore avvenga più presto possibile. Anche perché noi l'aspettiamo. E quando il Signore ritarda siamo afflitti? No, perché il Signore può venire per me e per te individualmente, e poi può venire per tutti quanti. Certo, vorremmo che venisse per tutti quanti, ma poi quando il Signore viene pure per me oppure per te, è sempre la venuta del Signore. Egli viene a prenderci. E questo desiderio prezioso che aumenta, e questo deve essere in questo modo che noi dobbiamo vivere, con quest'ansia, con questo desiderio, con questa visione. E infine c'è un'altra cosa da vivere: voi ed io stiamo sulla terra e siamo imperfetti. Siete convinti? Se c'è qualcuno perfetto, cambi chiesa, perché questa non è una chiesa di perfetti. Imperfetti fisicamente, imperfetti spiritualmente, ma il desiderio nostro è anelare, desiderare la perfezione. La desideriamo? In ultima analisi, se io vi dicessi, noi dobbiamo desiderare la santificazione, questa parola santificazione ci dà un fastidio perché sembra una rinuncia a qualcosa, no? No, però se diciamo desideriamo la perfezione siamo tutti d'accordo. Il Signore, verso 21, trasformerà il corpo della nostra umiliazione rendendolo conforme al corpo della sua gloria mediante il potere che egli ha di sottomettere ogni cosa. Corpo della nostra umiliazione, non come dice Diodati, corpo vile. Il corpo della nostra umiliazione. Quando Adamo ed Eva peccarono, il nostro corpo divenne vulnerabile e corruttibile. E questa corruttibilità ce la portiamo appresso. Ogni volta che c'hai uno starnuto, ogni volta che c'hai un po' di febbre, ogni volta che c'hai qualche dolore, è qualcosa che ti ricorda che noi siamo corruttibili. O come diceva un vecchio fratello, che non senza scuola, interessantissimo, diceva, io c'ho 30 grammi d'osso al cimitero, perché gli avevano levato 30 grammi qui. In altre parole, ogni volta che noi siamo malati, un pezzetto della nostra corruttibilità si manifesta. Ma quando ritorna il Signore, ci rende incorruttibili. Questa è la perfezione. Ma qui l'Apostolo parla del corpo. Ora, dice in un altro passo che la trasformazione del corpo è l'ultimo passo della perfezione. Tant'è vero che coloro che muoiono in Cristo non hanno raggiunto l'incorruttibilità del corpo. Ci rimettiamo sotto terra e lì si consumano. D'accordo? Ma c'è una perfezione prima. Dio comincia benissimo, benissimo, Dio comincia prima dall'interno e poi viene all'esterno. È così la grazia di Dio. E non mi venite a dire che una persona che è convertita internamente non lo manifesti esternamente. Sempre avviene questo. E questo è il processo della perfezione. Dio che comincia in noi e ci rende perfetti spiritualmente, e che poi al momento opportuno manifesterà l'ultimo passo della redenzione nella trasformazione del nostro corpo. E qui c'è gente che vuole sapere di più, saremo più belli, saremo più intelligenti, non lo so, penso che saremo tutti più belli perché avremo la luce della gloria di Dio. Penso che saremo tutti più intelligenti perché capiremo più di quello che comprendiamo adesso.
ma è secondario tutto questo. L'Apostolo dice: desiderate questa perfezione, perché ora, dice l'Apostolo, quando la perfezione sarà avvenuto, quello che è in parte sarà abolito, lo trovate in Prima Corinzi capitolo 13, in parte sarà abolito. Noi conosciamo in parte, addirittura dice qui che noi vediamo come in uno specchio, in modo oscuro, ma allora vedremo faccia a faccia, ora conosciamo in parte, ma allora conoscerò appieno e conoscerò anche come sono stato perfettamente conosciuto. Bello, no? Conosciamo in parte lo specchio. Gli specchi antichi non erano come quelli di oggi, erano specchi di rame o di altro materiale, che però riproduceva soltanto l'ombra, non i particolari come noi abbiamo in certi specchi. Anche se molti specchi della terra, facciamo attenzione, soprattutto per quelli che quando si guardano allo specchio si sentono belli, ci sono gli specchi deformanti, e tutte le volte che noi andiamo a guardarci allo specchio e ci si rallegriamo di essere belli, in realtà è uno specchio deformante, la bellezza vera è quella interiore. Ma allora vedremo faccia a faccia, e allora conosceremo appieno, allora conosceremo anche come sono stato perfettamente conosciuto. Come mai che Dio ha preparato questo disegno per te e per me? Non possiamo spiegarcelo. Possiamo solo dire la grazia immensa di Dio, l'amore di Dio, ma oltre questo ci fermiamo. Ma quando arriveremo lassù, il Signore ci rivelerà come Lui ci ha perfettamente conosciuto. Prima ancora che il mondo fosse, Dio ha guardato e ha visto te e ha visto me. Prima ancora che venissimo in essere sulla terra, Dio già sapeva chi eravamo, perché la sua conoscenza è perfetta, gloria sia al suo nome. E allora ci rivelerà tutto il piano glorioso della salvezza, che ora l'abbiamo in senso generale, per come Lui è arrivato fino a te, come Lui è arrivato fino a me. E soprattutto, ora siamo figli di Dio, dice Giovanni, ma non è ancora manifestato ciò che saremo. Ma sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. E non vi fermate, perché non è finito il versetto. Chiunque ha questa speranza in Lui si purifica come Egli è puro. In questa maniera, dimenticando le cose che stanno dietro e distendendoci avanti, in questa maniera, imitando quelli che per fede hanno ottenuto le promesse, per questa maniera, avendo l'anima le cose del cielo, in questa maniera, aspettando il ritorno del Signore, in questa maniera, desiderando la perfezione. Se camminiamo così, saremo al sicuro. E quando Gesù verrà, oggi cantiamo, sono sicuro che sono salvato, e lo cantiamo per fede, ma un giorno vedremo Gesù faccia a faccia. A Lui sia la gloria da ora in eterno. Ringraziamolo.
Ed ora la grazia del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio il Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con noi e con tutto il suo popolo, da ora in eterno. Amen.